Siamo pronti, mio re. Dimmi, Dienice, sei mai andato a pescare con tuo figlio? No, mai. Ho solo condotto con onore una vita da soldato. Sarei voluto andare a pescare con mio figlio. Ma ora... andiamo a incontrare il destino. Spartani! Ogni respiro che avete fatto vi ha condotti dove siete ora. Ogni goccia di sangue, di sudore, ogni lacrima, tutto questo vi ha portati proprio qui, a questo momento. I persiani sono qui per renderci tutti schiavi. Io ho un'idea migliore. Io dico di dissetare gli dèi con il loro sangue. Che cosa ne dite, Spartani? Per i nostri figli! Per le nostre figlie! Per Sparta! Cerse manda il suo gregge al macello! Coraggio, persiano! Porterò la tua testa a Cersei, spartano insolente! Vieni a prenderla! La tua stirpe morirà oggi, spartano! Berrò il tuo sangue, mentre i corvi ti divoreranno gli occhi! Provaci! Fallirai! Cersei è il re dei re! Tutti si prostreranno ai suoi piedi quando ti avrò sconfitto. Coraggio, idiota! Basta chiacchiere! È ora di morire! Mio figlio combatte molto meglio di te! Quando avrò finito con te,
Tutti i figli di Sparta saranno schiavi di Cerse! I figli di Sparta preferirebbero morire! Vedremo di accontentarlo! Non sei così forte senza il tuo esercito a proteggerti! Allora perché sanguini così tanto? Uno scontro facile per uno spartano! Hanno traditi, mio re. Cerse conosce la via dietro la montagna. Arrivano. Entro l'alba sarete completamente circondati. Siamo spartani. Quando non lo siamo? Spartani? Una parola che perderà significato quando Cerse spazzerà via la vostra razza dalla... Questo è stato un giorno che i persiani non potranno scordare. Ma domani sarà un giorno che il mondo non potrà scordare! Wow! Incredibile, Leila. Credi che sia davvero la lancia? Sì, è lei. Il libro era messo praticamente sopra. Mai avuto un colpo di fortuna così. Ok, azioniamola. Sei sicura che possiamo fidarci? Cioè il libro potrebbe... Fa come ho detto. Sei tu il capo, capo. Me ne occupo io. Giusto perché tu lo sappia, ho fatto delle modifiche dall'ultima volta. È impossibile stare al passo con la tecnologia. Posso potenziare la simulazione fino alla sincronizzazione sensoriale massima, se vuoi. Facciamo un passo alla volta. D'accordo. Se vuoi qualcosa di più intenso, posso sempre regolare le impostazioni al momento. Questa parte è per sapere quante informazioni vengono mostrate mentre sei nell'Animus. Dammi tutte le informazioni che puoi. Non voglio trovarmi lì senza le indicazioni necessarie. Felice d'aiutare. Puoi sempre cambiare idea più tardi. Senti, Leila, prima che tu vada. Se il libro ha ragione, questa lancia, questa storia, cambieranno tutto. Riponi tanta fiducia in una fonte piuttosto inaffidabile. Storico o no, quel tizio parlava di oggetti magici e volontà degli dèi. Non è Omero. Erodoto è il primo storico di cui si abbia notizia. C'è più verità nei suoi testi di quanto pensi. Quale modo migliore di trovare manufatti Isu che fidarsi dell'uomo che sostiene di aver incontrato un membro della progenie? Lo so, ma... Fidati di me. Forse hai ragione. La lancia, il libro, non significano nulla.
Ma qualcosa mi dice che non è così, e di certo non lascerò che l'Abstergo lo scopra prima di noi. Ma hai ragione. Comunque non abbiamo molto da perdere. C'è solo un piccolo problema. E sarebbe? Il manoscritto è in cattive condizioni, per usare un eufemismo. Il DNA trovato sulla lancia corrisponde a due individui diversi. Devi scegliere tra i due filamenti di DNA. La scelta è tua. Lei ci aiuterà a trovare quello che cerchiamo. Ne sono certa. D'accordo, capo. Siamo pronti a partire. 431 avanti Cristo, arriviamo. L'inizio della guerra del Peloponneso. Buona fortuna. Non voglio metterti sotto pressione, ma è tutto nelle tue mani. Stavolta l'Abstergo non vincerà. Se quello che dice il libro è vero e troviamo il manufatto, gli assassini avranno finalmente una possibilità di risorgere. Puoi farcela. Ah, Victoria, leggi il libro. Contiene i segreti che non potrò scoprire da sola quando sarò lì. Agli ordini, capo. Resti toni toro ed era rossi tosto l'onda e cardi un po' scoppì ton suon paga le inizie non ti te spenti xì di merda! Vieni giù! Il ciclope ha un messaggio per te. Di al tuo capo che può infilarsela nel... Per la volta scorsa! Malaka! Il ciclope diceva che hai fegato! Facci vedere! Avvicinati e scoprilo. Dovresti saperlo ormai. Il ciclope riscuote sempre i suoi debiti. Devi imparare la lezione. Se il ciclope vuole darmi una lezione, diteli di venire di persona. Non si scherza con il ciclope! La settimana scorsa. Questa merda succede ogni settimana. Non può continuare così. Ah, grazie dell'avvertimento. Oh. Che ti è successo? Niente, Febe. Ora è tutto a posto. Di nuovo il ciclope, eh? Non ha ancora imparato la lezione? Pare di no. Prego, accomodati pure. Hai fame anche tu, Icaro? Credi che Zeus mi donerà un'aquila come ha fatto con te, Cassandra? Forse potresti chiederglielo da parte mia.
Cercherò una buona parola per te. Finalmente. Allora, che ci fai qui? Ah, quasi dimenticavo. Marco ti sta cercando. Cosa vuole ora quell'idiota? Non lo so. Vuole che lo raggiungi alla sua nuova casa, nel vigneto. Che hai detto? Vigneto? Incredibile. È sulla strada per Sami. Dice che il vino lo renderà ricco. Da quando ha un vigneto? Da ieri, credo. Quindi Marco, che mi deve dei soldi, ha comprato un vigneto. Come ha fatto? Non lo so. E dove si trova la nuova meravigliosa tenuta di Marco? Sai la statua di Zeus sul monte Enos? Appena più a sud. Beh, suppongo che farò visita a Marco. Grazie, Febe. Avverto Marco del tuo arrivo. La mia testa. Ora basta. Dite a quell'idiota di un orbo che se vi rivedo, gli cavo l'occhio buono e lo do in pasto alla mia aquila. Andrò da Marco appena sarò pronta. Un dono di Marco alla piccola Cassandra. Chissà come sarebbe affrontare gli scagnozzi del ciclope con questa. Indossiamola.
presa per la testa. Ti farò a pezzo. Thank you.
Eccoti. Vediamo in che guaio ti sei cacciato stavolta, Marco. Qua attorno l'allerta è massima. Mi ringraziate così per avervi risparmiato. Che morte. Questo deve essere il vigneto. Sempre dritto.
Eccoti. Vediamo in che guaio ti sei cacciato stavolta, Marco. Capo, io te l'ho già detto. Non puoi fare così. Perché? È la mia tenuta, le pianto dove mi pare. Le viti moriranno qui. Tutte quante. Dimentica quello che hai sempre saputo, amico mio. Insieme rivoluzioneremo la viticoltura. Fidati, ripenserai a questo giorno come a quello in cui... Cassandra, sia lode agli dei. Febe ti ha trovata in tempo. Ehi, ti ho sentito. Ero preoccupato. Il ciclope ha mandato la sua feccia a cercarti. Credo volessero farti del male. Potevi dirmelo prima che mi attaccassero. Ma ora il punto è un altro. Hai comprato un vigneto, Marco. Un vigneto. Perché no? Il vino piace a me, piace a te, piace a tutti. E tutti lo comprano. Perché non da me? Perché non sai nulla sulle viti o su come si faccia il vino? Io imparo in fretta. Cogli l'uva dalle viti e poi ci fai il vino. Tutto qui, sicuro? Mi conosci, sai che ho pensato a tutto. Marco ha sempre un piano. Allora immagino che tu abbia i soldi che mi devi? Se ho i soldi che ti devo, certo, certo. Beh, no, al momento no. Allora trovali. Certo, amica mia, subito. Ma forse potresti farlo tu. C'è un mercante a Sami. Lo sai che non sono molto bravo con queste cose. Vuoi che riscuota i soldi che tu mi devi? Sì, sono lì che ti aspettano, a Sami. Chi è il mercante? Duride. Lo conosci, è un bravo uomo. Duride. Di nuovo. Perché continui a prestargli denaro? È una persona fidata. Non voglio che la sua famiglia muoia di fame. Sei un buon amico, ma non ci sai fare quei soldi. Dove trovo Duride? In una bottega di Sami vicino ai moli. Lo sai, Cassandra. Sarà lì? Ti sembro forse la pizia? Non posso saperlo. Come vuoi che mi comporti? Non come con la storia dell'olio. Lì hai esagerato. Beh, ho recuperato i soldi. Già, e ora non lo rivedremo mai più. Non ricaverai nulla uccidendo tutti, Cassandra. Puoi minacciarli, intimidirli, spaccare qualcosa qua e là, sì. Ruba il denaro se devi, ma non farmi perdere altri clienti. A meno che tu non abbia alternative, gli imprevisti capitano sempre. Sarà meglio che abbia i miei soldi. Mi spiacerebbe vendere il nostro vigneto. Certo che li ha. Ah, e quando avrai finito c'è un'altra questione di cui voglio parlarti. Va bene, ma prendo un cavallo. Fa caldo ed è troppo lontano per andare a piedi. Ma... Consideralo come gli interessi, Marco. Tutti ci guadagnano. Certo, amica mia, certo. Scegli quello che preferisci. Dimmi com'è. Ah, è una vera bellezza, amica mia. Viene dalla zona di Tessalonica. Un animale impavido.
Ho fatto la mia scelta. Quale hai scelto? Prendo quello in mezzo. Una buona scelta. Ma questa razza ha qualche bizzarria? Ecco, di cui potresti non essere al corrente. Non vorrei che deludesse le tue aspettative. È questo che voglio. Sei sicura? Perché... Sì, sono sicura, Marco. Tutti ci guadagnano, specialmente tu. Hai scelto il grande Phobos. Non mi ha mai deluso. Phobos? Ricorda, raggiungimi al tempio di Sami quando avrai recuperato il denaro da Duride. Ah, Euterpe! C'è ancora molto vino, non ti preoccupare. Non ora, idiota! Febe è stata rapita. Da chi? Dagli uomini del Ciclope, ovvio. L'hanno presa sulla strada principale. Dimmi dove sono andati. Verso la spiaggia di Ctimene. La spiaggia? Febe sa nuotare? La vado a prendere. Sì, vai. Ma non dimenticarti del caro Duride, Cassandra. Andiamo. Su. Bene. Ti pisa, antropo. Ah! Oh! Tu? No!
Non hai un bell'aspetto. Temo di averli fatti arrabbiare, gli dèi. È possibile. Pare che siano vendicativi. Di solito pregavo Hermes alla grotta di Drogarati. Sai, anche lì ci sono degli dèi. Nella grotta? Esaudiscono desideri a chi porta dei tributi. Tutti fanno delle offerte e chiedono qualcosa in cambio. Ah, ma i miei desideri non sono mai stati esauditi. E io sto finendo il denaro e le offerte. Ora sono povero. Devo aver fatto qualcosa di male. Conosci Hermes. Sa essere beffardo. Oh, ma ci sono tanti dei in quella grotta. E ognuno chiede qualcosa di diverso. Vai a sentirli con le tue orecchie. Darò a te la mia ultima offerta. Devo sapere se sono reali. D'accordo, non preoccuparti. Vado. Oh, grazie. Ricorda, fa attenzione a dove metti i piedi, Mistius. Calpesterai un suolo sacro. Lo vedremo.
meglio stare attenti. Troppi soldati. Banditi. La gente doveva accorgersi che c'era qualcosa di strano. E questo è il loro bottino. Posso offrirti solo devozione, ma mi serve il tuo aiuto. Sono povera, ho 4 bambini affamati e nient'altro. Intreccio cesti per il mercato, ma il mio carretto si è rotto. Come faccio a ripararlo o a vendere le mie merci senza il tuo aiuto? Ti ascolto, figlia di Hermes. Oh, possente Dio, ti prego, aiutami. La tua preghiera è ascoltata. Troverai delle ricchezze alla tua porta prima di quanto tu creda. Sapevo che mi avresti ascoltato. Ogni alba e tramonto saranno tuoi. Ogni cosa sotto il mio umile tetto di Sami è dedicata a te. Sì! Ora vai a casa e attendi l'intervento del fato. Sarà fatto, grande Dio. Sarà fatto. Beh, se è il denaro che le serve, il bottino dei banditi andrà benissimo. Non ci sono dei nelle grotte, solo banditi che rubano dracme e speranze ai fedeli. Lo sapevo! Ladri! Almeno sai che non dovrai affrontare l'ira di Zeus. Forse lui avrà pietà di te. Spero che Zeus scateni la sua ira su quei banditi. Non temere, ha scatenato la mia. Dovrebbe bastare.
Questi cesti dovevano essere pronti per il mercato, prima che il carro si rompesse. Proprio come diceva, il carretto deve aver visto giorni migliori. Questo dovrebbe aiutare, meglio a loro che ai banditi. Thank you.
Meglio non farsi vedere.
Potente Cefalo, ti supplico, mandaci un campione, un guerriero degno della tua grande lancia. Aiuta la tua sacerdotessa nel momento del bisogno. Cercavi me? Oh, Cassandra, mi hai spaventata. Perché cerchi un campione? Cerco qualcuno degno di vincere la lancia di Cefalo. Ho decifrato alcune delle iscrizioni del santuario. Dicono che la lancia è stata nascosta nelle grotte sotto Cefalonia quando il tempio è stato costruito. Puoi recuperarla per me, vero? Ti ricompenserò. È questa la lancia che cerchi? È lei! Oh, sia lode agli dèi! L'hai trovata! Parlavi di una ricompensa. Ah, ma certo, te la sei meritata. Eccoli. I bastardi non mi sentiranno arrivare. Lasciami! Zitta! O stringo quei nodi! Frutterà un bel riscatto al ciclope. Nessuno pagherà per me! Sono tutti poveri! Stai buona, Febe. Ma cosa? Questa erba alta mi aiuterà a nascondermi. Quegli altri bastardi non possono passarla liscia.
Ho sentito qualcosa. Marco sarà il prossimo. È ora di liberare Febe. Cassandra, sono qui! Slegami! Stai bene? Non è stato così terribile. L'ultima volta mi avevano tappato la bocca perché non mordessi. Febe, fai attenzione. Sei sola ora che... Che i miei genitori sono morti? Sto bene. Io ho te e tu hai me e Marco. Siamo la tua famiglia, non è vero? Dovrai essere più forte di così. Non mollare! Colpiscilo! In guardia! Ancora, tu. Sì, padre. Gli Spartani si rialzano non appena sono a terra. Prendi il bastone. Pianta bene i piedi. I soldati hanno una postura salda. Bene. Bene. Attacca. Adesso basta così, Nicolao. Il sole sta calando. Si è fatta ora di mangiare, non credi? Che cosa si mangia? Questa sera per cena mangeremo il piccolo Alexios. E sarà proprio un gran banchetto. No, non lui, prendi me, sono più buona. Sì, sì, siete entrambi dolci come il miele. Ora andiamo dentro o l'agnello si brucerà. Ecco, mettilo a letto. Sì, padre. Cassandra, tu sei il mio più grande orgoglio. Ricordalo. Porterai questa famiglia alla gloria. Vai. Sì. Ti preoccupi troppo? Tu non ti preoccupi abbastanza. Staremo bene finché ci proteggeremo a vicenda. I criminali hanno detto che devi fare attenzione. Cosa hanno detto? Dicevano che il ciclope ha messo una taglia su di te. Talo Pugno di Ferro ti vuole morta. Talo il mercenario. Perché sono sempre nei guai? Meglio trovarlo prima che lui trovi te. Dicono che è molto cattivo. In città da sola. Caire? Talo Pugno di Ferro. Un altro squilibrato. Proprio quello che ci voleva. Dovrò dargli una lezione.
Forza! Andiamo. Sami, Durida sarà nella sua bottega. Ciao, Durida. Come vanno gli affari? Senti, di a Marco che se vuole i suoi soldi deve venire di persona. Ma ora qui ci sono io. Senti, ero in ritardo con il pagamento e ora Marco vuole il doppio per via degli interessi. Non mi rimarrà nulla. Dovevi pensarci quando hai preso in prestito le dracme. Ma la mia famiglia... Fa caldo, sono di malumore e tu pagherai. Lo sappiamo entrambi. L'unica domanda è: cosa distruggo prima? Te? O la tua merce? Di a Marco che ho già pagato abbastanza. Non mi piegherò a una mercenaria. O a qualcuno così stupido da chiedere un prestito al ciclope. Al ciclope? È così che ha comprato il vigneto. Senti, lo so che saresti morta senza Marco, che ti ha strappata dalle strade quando eri una bambina, ma si sta comportando come un folle! Su questo hai ragione. Lascia perdere le dracme. Devo fare una chiacchierata con Marco. Mi lasci andare? Allora prendi questa spada. Non è niente di speciale, ma è meglio di quel tuo ferro vecchio. Mi servirà con il ciclope di mezzo. Fai ragionare Marco o siete entrambi spacciati. Hai le ore contate prima che il ciclope venga a prenderti, Malaka. Vuole il suo denaro. Posso avere una proroga?
Se non lo ripaghi, quando tornerà a Cefalonia, verrà a prenderti appena metterà piede a terra, capito? Cerchiamo di essere civili. Non puoi nasconderti per sempre dietro alla tua Mistios, Marco. Il ciclope ucciderà te, lei e quella nanerottola che gira qui intorno. Certo, nessun problema. Troverò le dracme. Bene. O verrò a vedere il ciclope darti in pasto alle sue capre. Ah, Cassandra. Vedo dal tuo sorriso che Duride ti ha ridato le tue dracme. Non sto sorridendo. Ho appena scoperto dove hai preso le dracme per il vigneto. Ti ha dato di volta al cervello. Possiamo ancora trovare il denaro, vero? Ce la faremo sicuramente. Hai fatto una promessa idiota, Marco. Una che non possiamo mantenere. Credevo che fossi invincibile. Forse lo sono, ma tu no. Ah, rimpiango i vecchi tempi. Ricordi? Era tutto più semplice. Non avevi niente, eri giovane e sola e io avevo tutto. Ti ho donato il mondo intero, Cefalonia nel palmo della tua mano. Cassandra! Alexios! Non si vedono tutti i giorni pesci del genere, eh? Oh! Hai fame? Che ne dici di un accordo? Io faccio qualcosa per te e tu fai qualcosa per me. Così tutti ci guadagniamo. È un'ottima offerta. Pensaci. Cefalonia. Bel dono. Non saresti nulla senza Marco. Guarda dove siamo arrivati. Eri un'orfana di strada, ora sei una Mistios con una dimora. E il ciclope ci porterà via tutto. Non posso proteggerti per sempre da lui. Ucciderà anche me. Oh, non devi temerlo. Guardati. Come posso resistergli? Con che armi? Una lancia arrugginita? Un arco spezzato? Eccoti. Nasconderti in un tempio non ti salverà da me, Marco. Drusilla! Stavo proprio parlando di te. Ah, sì? Mi serve quel legname, Marco. I nuovi archi saranno famosi in tutta l'isola. Ma non posso fare niente con quei malaca dei banditi che bloccano le consegne. Certamente! Beh, stavo proprio spiegando i dettagli alla mia amica Cassandra. Ha già un piano per occuparsi dei banditi. È silenziosa ma letale. Non importa chi, ma sarà meglio che qualcuno faccia fuori quei banditi. Oggi! Un'idea fantastica! Io devo correre a casa, Cassandra. Ho escogitato un piano per la questione ciclope. Passa a trovarmi quando hai tempo. Se vuoi il tuo legname, prima ripara il mio arco rotto. Di solito pago a lavoro ultimato, ma qui le cose vanno a rilento. Seguimi. Questi archi mi renderanno ricca come Creso. Sono così ben fatti.
La guerra si avvicina. Agli ateniesi serviranno dei buoni archi per sconfiggere gli spartani. Tutti ci guadagnano, suppongo. Parli come Marco, ora. Le sue idiozie non ti hanno ancora stancato. Faresti una fortuna in questa guerra. Per di più, ho saputo che sei di Sparta. Lo ero, molto tempo fa. Ora sono di Cefalonia. Dammi qua. Ecco qua, come nuovo. È un arco forte come Eracle in persona. Provalo. Colpisci quei manichini con le tue frecce. Quel che è giusto è giusto. Ora andrai a prendere il mio legname? Quei bastardi meritano una lezione. Quel che è giusto è giusto. Avrai il tuo legname. Ah, finalmente. Marco è fortunato che ci sia tu a salvarlo. Qualche idea su dove siano i banditi? Io fabbrico archi. Non sono certo un segugio. So solo che sono sulle montagne. Darei un'occhiata ai campi di legname. È pieno di alberi. Perché ti serve proprio questo tipo di legname? Sto lavorando a un nuovo tipo di arco. Più flessibile, più resistente e dalla gittata più lunga. Ma mi serve un tipo di legno particolare che cresce sulle montagne. Mi occuperò dei banditi. Vedi di farlo. E in fretta. Mi occuperò dei banditi e ti porterò il legname che ti serve il prima possibile. Abbi pazienza, non ci vorrà molto. Se sapessi quante scuse mi ha propinato Marco, di certo non diresti così. Ho fatto qualcosa per te, ora tu fai qualcosa per me. Recupera il mio legname. Che è venuta l'imboscata. Darò un'occhiata in giro. Ma quante impronte. Un gruppo è andato verso ovest. Il carro è stato svuotato e abbandonato. Il ladro non può essersi allontanato molto con un tale carico.
Occhi aperti, non devo farmi scoprire. Colpito alla schiena mentre fuggiva. Saranno stati i banditi. Quello deve essere l'accampamento dei banditi. Non devo farmi sentire. Forse è solo un uccello, ma meglio controllare. Qualcuno si prende gioco di me?
Qualcuno si prende gioco di me? Cosa? Un fischio? Cosa stai facendo qui? Ti ammazzerò in fretta! Sì, eccoti! Avicon Estin.
Guarda, la possente guerriera di Marco. Non dirmi che hai già fatto quello che ti ho chiesto. Ho rintracciato i banditi e li ho spediti nell'Ade. Presto il tuo legname arriverà in città. E ti aspetti che creda alla parola di una mercenaria? Non mi aspettavo che mi credessi, perciò... Ecco qui. Ecco la tua prova. Un campione di quel legno speciale che ti serve. Sarà meglio che i tuoi archi siano degni di Apollo per tutti i problemi che mi hai creato. Per gli dèi. Sei sicura di lavorare per Marco? Non ha mai mantenuto una promessa prima d'ora. Incredibile. Lavoro per lui, ma non ci assomigliamo per niente. Io mantengo le promesse. Allora tieni la tua paga. Non dare nulla a Marco. Eccoti, proprio al momento giusto. Mi sono occupata dei banditi e ho recuperato il legname. Confidavo davvero in te, amica mia. Beh, il tuo piano? Allora, io e il Ciclope abbiamo un problema di dracme da risolvere. Lo stesso problema che hai tu, mia rude amica. Non avrei alcun problema se non fosse per te, amico mio. Già. Ma giuro che metteremo fine a questa faccenda. Se insiste a mandarci i suoi sgherri, faremo in modo che se ne penta amaramente. Sentiamo, cosa dovrei fare? Cosa dovremmo fare, vuoi dire? Tu sei il braccio e io la mente. È un lavoro di squadra. Sì, certo. Pensa, a cosa tiene di più il Ciclope? Ai suoi uomini? Alla sua terra? Alle sue navi? No, al suo occhio di ossidiana. Vieni al punto, Marco. E va bene. Glielo rubiamo. Sei impazzito. Prima gli chiedi un prestito e poi gli rubi l'occhio. Averlo significa vincere. E poi lo rivendiamo. Prenderemo due piccioni con un occhio di ossidiana. Farà meglio a stare tranquillo. O perderà entrambi gli occhi. No, no. Non deve accorgersi di nulla. Non devi farti scoprire. Allora il nuovo arco mi tornerà utile. Il Ciclope tiene l'occhio in casa sua. È troppo prezioso da portare in giro. Una scelta saggia finché non entrerai in gioco tu. Aspetta il calar del sole, infiltrati e rubaglielo. Spero che ne valga la pena. Tu sai qual è il valore dell'ossidiana a Cefalonia? Io non l'ho mai vista. Appunto! E non è solo d'ossidiana, è venato d'oro! D'oro! Non c'è da stupirsi se lo indossa solo in rare occasioni. Quindi salderemo il debito col guadagno? Ripagheremo il grosso del debito. Un vigneto costa caro, sai? Io non so dove trovare il Ciclope. Sul lato occidentale dell'isola. Lì troverai il suo covo. Bene. Ma non te la caverai a buon mercato. Mi ferisci, Cassandra. A buon mercato. È quello che fai sempre. Portami l'occhio e ti mostrerò che ti sbagli. Ricorda, non farti scoprire. Capito. Compi la missione e il Ciclope non avrà le nostre teste al suo ritorno.
Se è prezioso come dice Marco, sarà nascosto. Ehi là, occhio, ti vedo. Serve copertura. Se faccio piano posso nascondermi tra i cespugli. Malaka! Deve essere prezioso per essere così protetto. Non devo farmi scoprire. Mi farà fuori! Ah! Andiamo, Phobos! Ah!
Merda, devo fare qualcosa. Ora! Ehi, fa attenzione! Sai quante guardie lo proteggevano? Considerando quante ne sono venute qui, sì. Cosa avevano detto riguardo al non farsi scoprire? Beh, almeno gli hai dato una lezione. Tutto per uno stupido sasso. Con questo sasso potremmo comprare una casa. E tuttavia non basta per ripagare il ciclope. Non vedere tutto così nero. Ci siamo divertiti un sacco. Il ciclope ci farà la pelle, Marco. Succederà e non ci sarà proprio nulla di divertente. Funzionerà, te lo prometto. Ti ho mai mentito? Non ti rispondo neanche. Prendi l'occhio, ma aspetta a venderlo. Nessun mercante penserà che sia legale. Tutti sanno a chi appartiene. Bene. Non perderlo, occhio! Per oggi ne ho abbastanza. Caire, Marco. Aspetta! Una barca! Non l'ho mai vista prima! Ehi? È troppo bella per questo posto sperduto! Deve essere il ciclope e ha portato degli amici! È tornato! Oh, non riuscirò mai a riposarmi, vero? Eliminali e avremo una preoccupazione in meno! E poi questi stranieri sembrano ricchi come Creso! Il ciclope li paga bene! Ci guadagneremo tutti! Ma sì, alla fine... Che cosa ho da perdere? Tu? Io non ti ho mai vista perdere. Allora, dove li trovo? In una casa abbandonata sulla costa orientale. Chissà che tesori nascondono lì dentro. Spediscili nell'Ade e ruba tutto quello che hanno. Diventeremo ricchi! La costa orientale. Puoi essere più specifico? Credo che si siano stabiliti in una casa abbandonata vicino a un boschetto a sud di Sami. Quindi, se quegli uomini non sono di Cefalonia, da dove arrivano? Tutto ciò che so è che Cefalonia sarà l'ultimo posto che vedranno. Ho intenzione di tenermi parte di quei tesori. Non si discute. E nemmeno una dracma per il tuo mandante? Il resto servirà a saldare il debito. Sono le mie condizioni. Va bene. Ora mostra a quegli stranieri come si combatte a Cefalonia. Fai scorrere il sangue o sarà il tuo a scorrere. Casa abbandonata e le persone.
meglio nascondersi. Di solito lascio che siano gli altri a sporcarsi le mani. Immagino tu non sappia come rimuovere questa macchia. Sono i rischi del mestiere. Allora sei proprio la Mistios che sto cercando. Un massacro pulito. Ottimo lavoro. Non mi vanno molto a genio gli uomini che lavorano con te. Non con me, per me. Dipendenti. Ora non più, suppongo. Quindi non lavori per il Ciclope? La gente come te di solito non crede alle leggende. Non il mostro, l'uomo. Sei uno straniero. Perché sei qui? Già, non sono di Cefalonia. Sono qui perché quello che cerco è qui. Seguimi, Cassandra. Chi sei? Come fai a sapere il mio nome? Sono Elpenore di Cirra. Come faccio a sapere il tuo nome? Ho fatto come te. Ho chiesto e qualcuno ha risposto. Dimmi per chi lavori. Uno spirito curioso. Bene, sarà utile. Sai più di quanto mostri. Conoscerti è nel mio interesse. E conoscere me è nel tuo. Un mio oggetto di valore è stato rubato e portato a Itaca. La tela di Penelope. Mi serve che la recuperi. La tela di Penelope? La moglie di Ulisse? Stai scherzando? Sì, una parte di essa. È impossibile. Se esistesse, sarebbe inestimabile. Ed è per questo che la rivoglio. Itaca non è piccola. Mi servono più informazioni. Io inizierei dalla casa di Ulisse. Beh, da ciò che ne è rimasto. Che storia affascinante. Due amanti che si ricongiungono. Va bene. Ci sto. Sappi che non sarà facile. Per questo motivo ti costerà. D'accordo. C'è una barca a remi al porto. Usala.
Non è adatta al mare aperto. Fai attenzione. Quando avrai la tela, raggiungimi al tempio di Zeus. Bene. Ah, Mistius. Non fallire. Verso la casa di Ulisse su una barchetta. Evitiamo di fare arrabbiare Poseidone, eh? Leggendaria. E il Penore non mentiva. Di Penelope in carne e ossa, cioè in tessuto. Cassandra, buone notizie, spero. Sana e salva. Ben fatto. E ora la tela è tua. Non la vuoi? Dopo tutto questo? Ho trovato qualcosa di molto più prezioso. Per il disturbo, Mistios. Quindi volevi soltanto mettermi alla prova? Può darsi. Ottimo lavoro, Mistios. Senti, che ne diresti se ti chiedessi di uccidere un generale in Megarite?
Fallo e ti darò il doppio di quanto hai guadagnato oggi. Che ne dici? Ti porterà lontano da Cefalonia. Così lontano che potresti non fare più ritorno. Anche i generali sanguinano. Bene. Che ne dici? Chi è questo generale? Lo chiamano il lupo. Ti ha danneggiato in qualche modo? Sì, mi è costato molte dracme. Non giova ai miei affari. Qualche informazione sulla Megaride? Solo che è la terra più preziosa del mondo greco. Dal punto di vista militare, intendo. Purtroppo per loro i Megarici hanno due potenti vicini che non vogliono saperne di giocare pulito. Nel tiro alla fune tra Corinto e Atene, la Megarida è la corda. Perché io? Perché nessuno sa chi tu sia. Sei invisibile. Accetto. Splendido. Ti servirà una barca. Ne hai una, vero? Certo. Bene, spero che tu ne trovi una solida. E perché? Perché temo che i mari non siano molto sicuri. C'è una guerra in arrivo e il lupo sta dalla parte sbagliata. Guerra? Tra chi? L'intero mondo greco è ai ferri corti. Dove sei stata negli ultimi tempi? A Cefalonia. E come posso sapere che stai dalla parte giusta? Perché sono quello che ti paga. Non rimarrai deluso. Quando il tuo lavoro in Megaride sarà finito, raggiungimi all'approdo del Pellegrino nella Focide. Che bella nave, Telemene. Cassandra! Proprio così. Ed è pronta a solcare le onde per il capitano giusto e per il giusto prezzo. Quanto vuoi per separarti da lei? Oh, non l'abbandonerei mai per meno di 100.000. 100.000? Chi possiede quella cifra? Uno che vuole comprare una nave. Credi che una barca del genere valga di meno? E se ti offrissi dell'ossidiana in cambio? Vorrei comunque 100.000 dracme. Ma anche se accettassi, ti servirebbe un esercito per governare una nave così grande. Siamo a Cefalonia. Troverai di sicuro qualcuno disposto a lavorare per uno straccio di paga solo per andarsene da qua. Di questi tempi, i mari sono più pericolosi del solito. Sarebbe un suicidio. Non mi sei molto d'aiuto, Telemene. Non so se aiuta. Ma ho sentito che il ciclope sta venendo a prendere te e Marco. Sono solo voci. Non credere a tutto quello che senti. Sembrerebbe anche che abbia attraccato nella Baia dei Ladri. La sua nave, eh? Farò un salto alla Baia dei Ladri. Fai attenzione. Quel bastardo ha un caratteraccio. Potrei occuparmi del ciclope e appropriarmi della sua nave. Due piccioni con una fava.
Il ciclope. È ora di fare due chiacchiere. Attorno l'allerta è massima. Oh, gli dèi mi sono testimoni, lo giuro! Di quali dèi parli? Che differenza farebbe se... tutti gli dèi, ve lo posso giurare, tutti gli dèi! Non ho mai sentito un uomo dire tante stronzate sugli dèi in tutta la mia vita! Lascialo stare. A nessuno su quest'isola è permesso di dire quella parola. Per caso ha detto ciclope? Ha ferito i tuoi sentimenti. Non mi piace quando mi chiamano così. Non l'ho detto io. Ma sei così grasso. Cioè, voglio dire, grosso e forte. Ed effettivamente hai un solo occhio. Il mio occhio. Ridammelo. Ridammelo e non ucciderò Marco per avertelo fatto rubare. Ridammelo! Lo vuoi? Prenditelo. Perdiamo un istante di più qui. Persino ratti come questi hanno amici a Cefalonia. Per Zeus! A Cefalonia i banditi non scherzano. Meno male che ci sei tu. Sembrano davvero temerti. Non ti ringrazierò mai abbastanza. Ho passato una vita in mare. Sarebbe stata un'onta annegare in una giara. Ah, sono proprio un maleducato. Sono Barnaba, capitano della Drestia. Bene, Barnaba. Piacere di conoscerti. Sono Cassandra, Mistios di professione. Oh, ma di certo sei molto di più. Che vuoi dire? Quando stavano per annegarmi, ho pregato gli dèi. E quando ho tirato fuori la testa dall'acqua, c'eri tu. Tutta Cefalonia ha sentito le tue preghiere. Ero solo la più vicina. E per combinazione combatti come Achille. E le ali di Zeus ti proteggono dall'alto.
Da dove vieni? Da ogni dove, da nessun dove. La Drestia è la mia casa. Ma sono nato in un oliveto di Mykonos. Non ci torno da quando sono partito per il servizio militare. Quindi sei un soldato? Lo ero. Io e i miei fratelli eravamo capitani della flotta ateniese. Finché una notte la furia di Poseidone non distrusse le nostre navi. Quella fu la notte in cui lo vidi. In cui vedesti cosa? Il dio del mare non comanda solo i venti e le onde quando scatena davvero la sua furia. Vidi la sua bestia omicida. In pochi mi credono, ma quest'occhio cieco ne è la prova. Fui punito per aver visto la creatura segreta di Poseidone e per essere sopravvissuto per raccontarlo. Perché quegli uomini ti hanno attaccato? Oh, conosci gli isolani, senza offesa. Gli ho parlato del mio ultimo viaggio e in un batter d'occhio hanno iniziato a comportarsi come selvaggi. Che storia gli hai raccontato per farli arrabbiare così tanto? Abbiamo trovato un naufrago alla deriva. Prima che morisse, ci ha raccontato una storia da far gelare il sangue. Parlava di una creatura orribile, brutta oltre ogni immaginazione. Ho pronunciato le parole «mostro da un occhio solo» e mi sono ritrovato con la testa sotto l'acqua. Già, il ciclope tende a prenderla sul personale. Così hai una nave. Certo che sì. Gli dèi non vogliano che resti bloccato in questo posto. Dov'è ora? Grazie a te e ancora al porto di Sami, dove l'ho lasciata. Forse sono le Moire che ci hanno fatti incontrare. Ho bisogno di una nave e un equipaggio. Mi hai salvato la vita. Offenderei gli dèi se non te la offrissi in cambio. Quindi è un sì? Io, la mia nave e il mio equipaggio siamo al tuo servizio. Sei proprio uno straniero. Per gli dèi, sì, e ne sono lieto. Ora vieni, ti mostro la Drestia.